Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Sono pronto per fare un nuovo video. È un video come gli ultimi, diciamo, che ho fatto. Comunque, mi piace occuparmi di motivazione, di ispirazione, quindi è un video così. Ti direi di partire subito e non perdere comunque altro tempo. La cosa più importante sei proprio tu, l'amore per te stesso. E allontana dalla tua vita chi ti butta giù. Questo è fondamentale e adesso vi spiego perché. Quindi allontanati dalle persone che ti buttano giù, perché ti sei mai chiesto che cosa influenza maggiormente le tue scelte, le tue emozioni, il tuo stato d'animo? Sono proprio le persone di cui ti circondi, le tue emozioni. E noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo maggiormente. Proprio per questo dobbiamo stare attenti alle persone delle quali ci circondiamo, perché spesso vogliono buttarci giù, sono proprio loro che ci vogliono buttare giù. Ricordati che sei tutto ciò che critichi, quindi non perdere tempo. Se una persona ti tradisce, ti delude, ti fa soffrire, non alzare la voce, non cercare nemmeno di capire. Allontana chi ti butta giù. Qualcuno un giorno disse: è difficile trovare la persona giusta, ma è un errore accontentarsi di quella sbagliata. Le persone con cui condividi il tuo tempo hanno un ruolo fondamentale nella tua vita. È proprio per questo che devi imparare a riconoscere quelle giuste e soprattutto ad evitare quelle sbagliate. Allontana chi ti butta giù. Se qualcuno abusa di te, ad esempio, mentalmente o fisicamente, ancora peggio, non hai scuse e non ti merita. Magari è una persona cattiva, violenta. Più aspetterai questo legame, più diventerà tossico per te, fino a toglierti tutte le energie che ti servono per vivere, quindi di cui hai bisogno. Ti servono pienamente per vivere. Se capisci che una persona trova ogni pretesto per litigare con te, e se il confronto non è mai costruttivo, ma sempre distruttivo, se ogni scusa è buona per accendere un fuoco anche quando non c'è bisogno, questa persona non fa per te. Se ti senti trascurato e percepisci che non c'è più interesse o voglia di scoprirsi, vuole dire che quella persona ti sta usando come spalla, come ancora di salvezza, proprio per non sentirsi sola. Attenzione, non sto dicendo che sia una persona cattiva, sto dicendo però che è la persona che la tua vita è più importante, deve partire da te. Questa persona non sta aggiungendo valore alla tua vita, semmai lo sta prendendo. E se una persona ti mente, in questo caso non ci puoi fare nulla. Ti mente una, due, tre, quattro, cinque volte, ti mentirà sempre. A quel punto non puoi più andare avanti. Ogni rapporto, sia d'amicizia che d'amore, si basa sulla fiducia. E se viene a mancare la fiducia, non c'è rapporto. Perché quella persona continuerà per una vita a mentire anche a se stessa. Se una persona ti incoraggia e costantemente cerca di porre dei limiti alla tua vita, quella persona non ti merita. Non ti merita al suo fianco perché tu sei una persona che vuole vivere una vita piena. La vita già di per sé ci pone dei limiti molto importanti e difficili da superare, tra l'altro. Quindi tu intorno a te non meriti questo, meriti persone solari, felici, che hanno degli obiettivi, che vogliono godersi appieno la vita. Meriti persone che ti incoraggiano e fanno il tifo per te, meriti persone che non ti buttano giù ma ti elevano per aiutarti a cercare la cosa più importante, la tua massima espressione di te stesso, ma fallo con il sorriso, perché le persone che ti buttano giù, le persone che ti pongono dei limiti, che ti stanno insegnando una cosa molto importante, ciò che non vorrai mai essere. Spero vi sia piaciuto questo video, ragazzi, come al solito commentate, siete tantissimi. Arrivederci al prossimo video e vi auguro una buona vita a tutti. Ciao ciao ragazzi!